Facciamo un rapidissimo giro sulla vicenda Barroso. Formalmente tutto perfetto, però diciamo così c'è una questione di opportunità e qualcuno solleva anche un caso di tipo etico. Lei che ne pensa, Ferrara? In 20 secondi che abbiamo tantissime cose da raccontare. Sì, sicuramente è una nomina inopportuna. Una nomina inopportuna dal punto di vista Inopportuna etico, farla morale o o inopportuna politico. accettarla? Entrambe, entrambe. Sicuramente accettarla. Sicuramente accettarla è qualcosa di inopportuno perché va a confermare i dubbi che abbiamo sempre denunciato, ovvero la commistione tra politica, istituzioni europee e banche d'affari. Stiamo parlando della banca d'affari più importante del mondo e questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti e una nomina di questo tipo va a confermare. Purtroppo, ecco, anche con Juncker, il nostro attuale presidente della Commissione europea, non ha lavorato per la Goldman Sachs, ma sappiamo che è stato primo ministro del Lussemburgo, che è uno dei paradisi fiscali più importanti del mondo. Anche lì c'è una commistione forte con le banche, eppure, ecco, il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di censura che non è stata appoggiata dagli altri gruppi parlamentari. Ecco, quindi, quando ci si scandalizza nei confronti di Barroso, ci si aspetta che si nutra lo stesso dissenso anche nei confronti di Juncker e di tutti gli altri, come Mario Monti e via dicendo, che comunque hanno dimostrato questo stretto legame tra banche, alta finanza e politica e istituzioni europee.